Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova lezione. Oggi tratteremo l'argomento di De Croly. De Croly è stato il più grande rappresentante dell'attivismo pedagogico belga. Infatti nasce in Belgio nel 1871 e morirà poi sempre in Belgio nel 1932. Il suo interesse per l'educazione nasce fin da piccolo, in quanto il papà gli mette a disposizione, a lui e ai suoi fratelli, un giardino dove poter giocare, ma anche prendersi cura di piante e di animali, e poi un laboratorio dove giocare e lavorare insieme. Quindi gli viene impartita un'educazione, molto pratica e molto esperienziale. Poi diciamo che alimenta questa sua passione fin dai banchi di scuola, in quanto già alle superiori si trova a scontrarsi con il sistema che vedeva studiare materie troppo tecniche e troppo dai libri. Quindi, per esempio, accusa lo studio del latino come uno studio appunto soltanto sui libri e molto poco esperienziale e pratico. Nonostante questo, si laurea in medicina e nel 1898 si specializza nei disturbi nervosi. Questo perché tutte le materie studiate all'interno di questo percorso di studi gli ricordano poi i suoi interessi più importanti, che sono appunto quelli per la psicologia e per la filosofia. De Croly fonda due scuole, la prima nel 1901 che viene chiamata Scuola di Insegnamento Speciale, proprio per bambini diversamente abili, e per questa scuola metterà a disposizione proprio la sua casa. Questa esperienza lo convince della necessità proprio di un rinnovamento dell'educazione e quindi di allargare tutte quelle che sono state le esperienze che ha potuto fare all'interno di questa scuola a tutti gli altri bambini e quindi fonda un'altra scuola che verrà chiamata la Scuola dell'Ermitage. Entrambe queste scuole avevano la caratteristica di essere dei veri e propri laboratori di pedagogia sperimentale, un po' come avevamo già visto nella casa dei bambini della Montessori, in quanto i bambini sperimentavano all'interno di queste scuole varie situazioni. Come la Montessori, De Croly era convinto che la pedagogia scientifica doveva nascere proprio all'interno delle scuole stesse, cioè non si doveva sperimentare fuori dalle scuole e poi riportare questi esperimenti all'interno di un piano educativo, ma sperimentarli direttamente a scuola. Quindi De Croly ricorre alla psicologia scientifica per risolvere problemi di natura didattica e metodologica, mentre per quanto riguarda l'educazione prende spunto da Darwin e dalla sua teoria dell'evoluzionismo, secondo la quale la vita non è altro che un connubio, un insieme di processi di adattamento tra l'individuo e l'ambiente in cui si viene a trovare. Quindi sostiene che la pedagogia non deve ricercare il suo fine in materie teoriche come possono essere l'etica o la filosofia, ma deve partire dai bisogni fondamentali che l'uomo deve soddisfare per potersi adattare all'ambiente. Nell'opera che scrive nel 1921, verso la scuola rinnovata, De Croly critica la scuola tradizionale, in quanto, secondo lui, l'allievo è un po' vittima di questa scuola, perché questa scuola non tiene minimamente in considerazione quelle che sono le sue facoltà, oppure se lo fa, le prende e le tiene in conto solo separatamente. Però lui dice che la scuola deve essere organizzata in modo tale che l'alunno entri gradualmente in contatto con quelle che sono le pratiche di vita sociale, e organizzativa che lo aspettano fuori nella vita reale. E per questo la scuola necessita di nuovi programmi, un metodo che sia congruente con questo pensiero e degli insegnanti veramente preparati per questa tipologia di insegnamento. Per quanto riguarda il metodo, come vi dicevo prima, affonderà le sue radici proprio nella teoria evoluzionistica di Darwin e i nuovi programmi dovranno insieme rispettare sia una prospettiva psicologico-soggettiva che una prospettiva oggettivo-sociale. Partiamo prima dall'esigenza soggettivo-psicologica del bambino, che secondo De Croly significa proprio andare a soddisfare quelli che sono i suoi bisogni, che sono quei bisogni fondamentali propri dell'uomo per adattarsi bene all'ambiente che lo circonda. E sono il bisogno di nutrirsi, il bisogno di proteggersi dalle intemperie, il bisogno di difendersi dai nemici, il bisogno di lavorare in comune e il bisogno di riposarsi e ricrearsi. E a questi bisogni corrispondono altrettanti interessi fondamentali specifici. Quindi, per l'attività didattica, De Croly propone di individuare un centro di interesse, cioè attraverso l'analisi di questi bisogni, individuare come centro di interesse uno di questi bisogni specifici e far ruotare poi tutto il piano educativo e tutte le materie proprio intorno a questo centro di interesse per soddisfare quello specifico bisogno. Ogni anno ci sarà un bisogno diverso da soddisfare,
soddisfare, quindi si individuerà un centro di interesse diverso e tutto ruoterà appunto intorno a questo centro di interesse e al soddisfacimento di questo bisogno. Anno per anno verrà cambiato. Il tutto avverrà grazie anche a un programma di idee associate proprio a questi centri di interesse. L'insegnamento comincerà con l'osservazione, che è il vero centro dell'attività, un'osservazione che avverrà sia in classe che fuori, quindi negli ambienti esterni, dove al bambino osservando verranno trasmessi molti apprendimenti scientifici. In seguito quindi i bambini potranno associare nel tempo e nello spazio tutte queste conoscenze che hanno appreso osservando, implementando quindi quelle che sono le conoscenze sia storiche che geografiche, e poi esprimere tutto ciò che hanno appreso attraverso realizzazioni pratiche, per esempio artistiche o linguistiche. De Croly dice che è molto importante che gli insegnanti si annotino su delle schede personali tutte le evoluzioni che avranno i bambini nel corso dell'anno, in modo tale da individuare quelli che sono i loro bisogni e identificare anche quelli che sono degli insegnamenti creati proprio ad hoc sull'individuo. Per De Croly l'ambiente non è la classe interna, infatti nella sua scuola dell'Hermitage lo spazio esterno sarà quello più sfruttato, in quanto il bambino deve conoscere il mondo e l'ambiente che lo circonda proprio sperimentandolo, per esempio nei giardini o in tutto ciò che circonda l'edificio scolastico. L'ambiente naturale del bambino per De Croly è proprio la campagna, in quanto il bambino, secondo l'autore, deve ripercorrere idealmente quello che è stato un po' il cammino dell'umanità dalle origini ai nostri giorni. L'ambiente rappresenta proprio il secondo momento di cui vi parlavo prima, e cioè il momento oggettivo sociale dell'apprendimento. Infatti grazie a questo contatto con la natura il bambino potrà sviluppare tutte le sue facoltà e adattarsi bene all'ambiente in cui è destinato poi a vivere. Per questo tra i contenuti più importanti del metodo di De Croly ci sono proprio quelli concernenti l'ambiente naturale, e quindi per implementare quelle che sono le conoscenze scientifico-geografiche, e quelle riguardanti l'ambiente sociale, e quindi le discipline etico storico-sociologiche. Strettamente legata alla teoria dei centri di interesse c'è quella della globalizzazione. De Croly usa questo termine in maniera molto diversa rispetto a come lo concepiamo noi oggi, in quanto secondo lui l'apprendimento è un apprendimento che passa dal tutto alle singole parti. Quindi il bambino deve conoscere le cose un po' nella sua globalità e poi da solo saper discernere quelle che sono tutte le componenti e differenziare quindi le conoscenze. Per spiegare questo, De Croly fa l'esempio di come il bambino piccolo percepisce e vede la propria mamma. Infatti dice che la percepisce nella sua globalità, nella sua interezza, non percepisce quelle che sono le singole parti, le singole componenti della mamma. Poi sarà lui in grado col tempo di fare ordine in questo caos. Un altro esempio che ci fa è quello del quadro, quando noi ci troviamo per esempio di fronte ad un quadro, no? Allora guardiamo questo quadro e lo valutiamo di prima occhiata nella sua generalità, non ci soffermiamo sui dettagli, poi in un secondo momento invece passiamo ai dettagli. Per De Croly, da un punto di vista didattico, questo significa che i contenuti devono essere in qualche modo percepiti e recepiti dal fanciullo nella loro globalità e nella loro complessità, per poi passare in un secondo momento a una progressiva differenziazione delle conoscenze, ma il tutto deve essere sempre coerente con il centro di interesse preso e stabilito in quel momento specifico. Bene, con questo concetto di globalizzazione ho finito il mio discorso su De Croly. Se avete dei dubbi ancora o delle domande potete tranquillamente farmele qui sotto come sempre. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo video. Ci vediamo presto.